manifestato pacificamente, vengano qua! Avete capito? Avvicinatevi, dai! Non è... Allora, forza tutti quanti qua! Qua c'è la gente che si è mossa, tutta questa! Voi, tu e tu che vi siete sbattuti l'altro giorno e che eravate qua mentre c'era gente dall'altra parte che voleva solo fare casino e lanciare le pietre contro la polizia, invece tutti gli altri, tutti qua! Allora ragazzi, questo è esattamente quello che vogliono sputtanare tutta la fatica che abbiamo fatto per uccidere il mess... Toglimi sta qua, per favore. Allora, allora ragazzi, gente, una sveglia. Allora è chiaro che come lunedì che è venuta gente solo per fare casino e lanciare le pietre contro la polizia, adesso sta avvenendo la stessa cosa. Allora svegliatevi, cazzo! Volete sempre essere manipolati? Prima dai politici, adesso sta sti quattro cazzoni? Qua c'è la gente! Oh! Svegliatevi, non seguite i primi che urlano, cazzo! I primi che urlano e che danno contro la polizia. L'abbiamo già detto 100 volte che tanto quelli prendono 1500 euro al mese, che cazzo di potere hanno? Niente, gente come tuo padre o mio padre. Non serve a niente. Quindi non facciamo figure di merda, perché se no succede che alla televisione domani diranno che qua a Torino c'erano solo quelli di destra, quelli del 5 Stelle, quelli di sinistra e via dicendo, e a noi ci sputtanano. Invece impediranno la cosa più importante, il messaggio che dobbiamo lanciare, che c'è una marea di gente che si è rotta i coglioni di sta situazione. Noi stiamo male, ce ne rendiamo conto, viviamo. Allora, questo è il messaggio che deve partire, avete capito? Questo è il messaggio, ragazzi, è importantissimo, perché in Italia c'è una marea di gente che se la dorme ancora, se ne sbatte i coglioni, e intanto stiamo andando male. Quindi questa è la gente da svegliare, per tirare giù questi politici di merda che ci stanno affossando. Quindi sveglia tutti quanti, che siamo tanti, ragazzi, siamo una marea, la nostra forza è questa. Siamo la gente di tutti i giorni! Semplice! Ragazzi, scusate un attimo, io sono 3 giorni che sono qui in Piazza Castello. Ti voglio bene! Siamo qui! No, non ce la faccio, ormai sono vecchio. Ecco, bravo. Sto diventando gay tra un po'. Sono qui per dirvi solo 2 parole e poi lascerò la parola a tutti quanti gli altri. Voglio essere breve. Io ho esortato arrivando qui con 2 parole lunedì. Gli italiani migliori sono questi per un'Italia migliore. L'ho detto e l'ho ripetuto all'infinità mentre succedeva il finimondo lì. Un finimondo che non ci appartiene e che noi non lo vogliamo. Non siamo noi quelli. Non eravamo noi quell'Italia che lanciava le pietre. Noi eravamo l'Italia che parlava col popolo, che parlava della disoccupazione giovanile al 40%, che parlava che i giovani perdono a 40 anni il lavoro e non possono più lavorare. Noi siamo qui oggi. Siamo stati altri 2 giorni, vi voglio dire che i mass media hanno fatto fare il giro in tutto il mondo solo degli scontri. 2 giorni che i nostri figli che sono a scuola erano 10.000 ragazzi qui, 2 giorni abbiamo avuto i ragazzi, non si sono visti nella televisione, hanno continuato a far vedere gli scontri, perché nel mondo vuol girare il fatto che siamo solo teppisti e delinquenti. Io non sono un delinquente, io non sono un fascista, io non sono un comunista, io sono un italiano!
per continuare a essere italiani dobbiamo dimostrare quello che è qui in questa piazza. Saremo almeno 5.000 persone, è questo che non volevano, volevano affossarci. Invece la nostra forza siete voi giovani, l'assetto di questa Italia che deve rinascere, perché tutti ci stanno facendo morire. Voi insieme a noi ci state combattendo da 3 giorni e siamo qui da 3 giorni che sudiamo. E cosa dicono alla televisione? Che abbiamo rotto le vetrine. Ma quali vetrine? Che non abbiamo toccato niente, ci siamo comportati da signori, tutti. Siamo stati tutti degli italiani, quelli veri, quelli che vogliono lavorare, quelli che vogliono portare gli anziani con la propria pensione e che gliel'hanno tolta. Voi giovani, voi siete gli italiani. È con voi che noi vogliamo combattere, non con quei pezzi di merda che sono lì alla regione, che ci hanno preso per il culo. Tutti per il culo. Sono una vergogna e questa è la vergogna dell'Italia che noi non meritiamo, perché noi meritiamo il lavoro, meritiamo le nostre famiglie e soprattutto questi giovani che vanno a scuola, che hanno bisogno di lavorare. Dove li vogliono mettere i nostri figli? Non possiamo più, non ce la facciamo più, ci stanno facendo perdere la nostra dignità di italiano, ma noi non la perdiamo. Gli facciamo un culo così! Così! Un culo così! A tutti! Ma il culo mi piace farlo, sinceramente. Però siamo tutti presenti, pensionati, cittadini, extracomunitari, cinesi, ci siamo tutti qui, pensionati, tutti coloro che dicono basta, basta questa camurria che rubano tutti i giorni, non ce la facciamo più, l'Italia la vogliamo liberare, noi la vogliamo liberare, tutti assieme, cantiamo l'inno d'Italia per fargli capire che siamo italiani, fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta dell'elmo di Scipio, se cita la testa, ove la vittoria. Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, ove la vittoria, porta la gloria, che schiava di Roma, che Dio la creò. Contra la morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia ti amò. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò! Sì. C'è una vieni, perché qua non sono solo partite IVE, non sono solo commercianti, qua c'è l'operaio, ci sono tutti! Facciamo parlare una cittadina italiana come noi, una nonna come tante! Serena. Vorrei serenità in questa piazza e credo che ci appartenga, anche nel nome di Mandela, la non violenza, perché in questa piazza se ne è fatta troppa! E ci hanno sputanati i violenti. E con le mutande di cota, che sia di color kiwi, non me ne frega un cazzo di quel che... Perché? Perché? Ma scusate ragazzi, a me la rappresentanza...
Di cota! Mi rappresenta in mutande oppure vestito? E che tutti... Scusate, stavo per dirle, a noi non le lasciano nemmeno neanche di color kiwi. E quindi, caro signor Cota, io qui mi prendo la mia responsabilità, se ne vada a casa. Perché... Non è un po' emozionata, ma la dobbiamo capire, è anche una pensionata. Sono pensionata. No, no, assolutamente no. Esodata. Ma se... Serena comunque è per tutti quelli. Allora ragazzi, vorrei solo una cosa, Pino, Pino, solo una cosa, se è possibile spostarvi in mezzo davanti alla transenna, perché sennò il microfono mi va in tilt. Ok, ok. Tutti a casa, 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 tutti a casa. Ragazzi, questa è casa nostra! Ci vogliono confondere con tutti questi partiti! Chiunque può fondare un partito! Ragazzi, pensiamoci, cos'è l'Italia? È l'arte e la letteratura, ce l'hanno tolta! Dall'istruzione hanno tolto il liceo artistico, il liceo classico! Ci hanno venduti all'America, alla Cina! Ci stanno togliendo ogni potere! Noi siamo l'Italia, questa è casa nostra! Siamo grandi non solo per la mafia ma per la pizza! Siamo grandi per quello che sono le nostre architetture, la nostra cultura! Grazie! Ragazzi, quel gesto che i poliziotti, che anche i carabinieri che hanno fatto in questa piazza, ma prima piazza Minocipio, è un gesto nobile, perché loro si sono uniti con noi per l'inno d'Italia, si sono uniti per noi, con noi per la piazza unita, e come allora, anche adesso, io chiederei un minuto di raccoglimento. Chiederei un minuto di raccoglimento per tutti coloro che sono morti per il lavoro, dal lavoro e sul lavoro. Vi chiederei questi 30 secondi, ci sono imprenditori, si sono suicidati, ci sono operatori, i lavoratori sono morti sul posto di lavoro perché si sono suicidati. Bisogna ricordarsi di questi. Vi invito almeno per 30 secondi di raccoglimento. Un applauso per tutta la piazza, forza ragazzi, forza! La nostra presenza qui per una Italia giusta, ci hanno insegnato da piccoli che chi sbaglia paga, loro per anni, per decenni hanno sbagliato ma non hanno mai pagato e stiamo pagando noi, è una grande vergogna! Il nostro comune qua di Ciorino è pieno di io non sta a me dirlo, ma il nostro comune ladri il nostro comune è pieno di titoli inquinati, noi stiamo pagando gli interessi di quei titoli, noi come commercianti basta sbagliare uno scontrino ti chiudono l'attività, ma qualcuno ha sbagliato e ci sta facendo pagare, ma nessuno è indagato, ma nessuno ha restituito mai quei soldi, e come tale ci sono tanti altri errori. Noi lottiamo per un'Italia giusta, ma non questa Italia che stiamo vivendo oggi. Vi ringrazio. Vogliamo Italia libera, unita, cittadinanza, Italia libera, auguri, auguri, cittadinanza libera. Vogliamo essere liberi, tutti quanti. Lei è Anna di Porta Palazzo. Oh, c'è un cazzo, no, 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 no,
facilità, diciamo che davvero... Allora, chiediamo anche un applauso per i nostri eroi che ci siamo dimenticati. Assolutamente. Io vi inviterei anche, come italiani, a fare un applauso ai nostri due marò che sono ancora lì! Li abbiamo lasciati ancora lì! Li hanno lasciati ancora lì! Ricordiamoli e ricordiamo a tutti che gli italiani sono tutti, sono loro, siamo noi, gli studenti, i pensionati, tutti italiani, chi più chi meno, siamo tutti nelle stesse condizioni e questa piazza deve dimostrare che non è un partito, non è un movimento, ma è solo la voglia di cambiare la propria Italia perché siamo italiani! Voglio dire anche a tutti gli italiani, 2 anni fa hanno ammazzato mio fratello in Ecuador, per farvi capire che se ammazzano, toccatevi un po', a uno di noi italiani in Ecuador. Allora, ripeto, si chiama Naselli Francesco, in Ecuador 2 anni fa li hanno ammazzato così per rapina e tutto. La Farnesina, l'ambasciata, ci ha detto, cioè, a me, la mia famiglia, allora dice va bene, stiamo seguendo tutto la situazione lì, questo, e non era vero. Poi hanno detto a mia moglie, questo qua lo sto dicendo per tutti gli italiani, che se succede qualcosa all'estero lo Stato non vi va a recuperare. So cosa hanno fatto invece i tedeschi, ne hanno ammazzato uno, sono andati lì, dice questa è roba nostra, i due marroni invece si sono dimenticati loro, come si sono dimenticati anche di mio fratello. Sono dovuto andare io in Ecuador a rischiare la vita con un altro mio amico che lui si presentava come uno dell'ambasciata e ci aprì uno le porte, ho buttato i cenni di mio fratello. E lo Stato italiano non serve un cazzo a questi politici. E poi un'altra cosa ancora, i politici. Adesso sono indagati tanti politici per tutti i ragazzini minorenni che si sono fatti, non dicono il nome. Pronto, sono qua, allora, io parlo a nome di tutti i giovani che ci sono qua, senza lavoro. Noi non ci fermiamo, finché non ci ascoltate, noi andiamo avanti. Ci avete rotto, non ci abbiamo futuro, non ci abbiamo niente, non ci abbiamo niente da perdere. Avete capito? Quindi noi giovani, a tutta la piazza, a quelle affacciate, alla regione, lo dico a tutti, noi andiamo avanti a oltranza, finché non ci ascolterete, finché non ci darete un futuro come si deve. Ciao a tutti! Sono Martina, ho 24 anni e come voi sono una disoccupata. Allora io sono qui da lunedì mattina, tutti i giorni vengo dalla mattina alla sera a protestare insieme a voi. Io parlo perché sono stufa, perché non ho più una dignità, perché non so come aiutare mia madre a pagare le bollette, che arriva a fine mese a piangere, mio fratello che va a scuola e paga 200 euro di iscrizione. Gente come me che lavora un mese sì e 8 no e non può mettersi niente da parte, non può avere una famiglia, non può andare a vivere da solo. Non c'è più una dignità per noi. Che futuro abbiamo? Cosa abbiamo, raga? Cosa abbiamo? Basta! E noi continuiamo così. Vi voglio come me insieme tutti i giorni, dalla mattina alla sera a protestare, perché sanno solo dire che siamo dei delinquenti, che non siamo dei pacifisti, ma noi siamo quello, lottiamo, i delinquenti sono loro, raga giratevi perché sono di là, sono proprio dietro a noi, sono proprio dietro a noi, si devono vergognare. Bravissimo, ci sono solo doveri, ci sfruttano dalla mattina alla sera per quei pochi fortunati che riescono a lavorare. Adesso basta, riprendiamoci la nostra dignità perché veramente non ne possiamo più. E io voglio aiutare mia madre a fine mese, non che non sa da dove prendere i soldi o devi fare 250 lavori per pagarti le tasse loro, per pagargli i gratta e vinci, per pagargli le cene, le auto blu. Basta raga, basta, tutti i giorni qua a oltranza e si va avanti,
È davvero emozionante. Io continuo a ripetere questo, non è mai successo in tutta la storia un fenomeno del genere, ragazzi. È fantastico. Io voglio veramente invitarci a fare una riflessione, perché tutto questo, ahimè, è successo anche per una nostra responsabilità. Ragazzi, dobbiamo prenderci la nostra responsabilità. Grazie. Il discorso è questo: i valori della famiglia, dello stare insieme, non devono mancare. E se noi dobbiamo correre tutti i giorni, lavorare 15 ore per sopravvivere, non va bene. E se io sto ancora benino, ma gli altri stanno morendo di fame, questo non va bene. Noi siamo una grande famiglia. E chi ci governa ci deve rappresentare anche come valori. Non possiamo continuare a votare persone che sfruttano ragazzine, che non hanno capito veramente che cos'è la dignità. Il nostro corpo, i nostri sentimenti, mangiare bene. Ci hanno inquinato il cibo. Per che cosa? L'Italia ha delle risorse meravigliose. Abbiamo cultura, abbiamo natura, letteratura, non ci manca niente per stare bene. Faccio solo una comunicazione di servizio. No, sono qui solo per fare una comunicazione di servizio, perché è giusto precisare anche una questione, chiamiamola tecnica. Il fatto... Allora, voglio solo precisare due piccole cose, poi lascio di nuovo la parola a tutti i cittadini. Qui c'è un altro fratello, altri fratelli che vogliono parlare. Abbiamo tutta la notte, c'è tutto il tempo che vogliamo, con calma, con educazione, civiltà, parleremo tutti quanti. Allora, siccome non è stato più possibile avere il permesso perché c'erano stati gli organizzazioni, insomma, siamo tutti gente normale che non sa come funzionano queste cose, voglio solo dirvi che noi qui non siamo autorizzati a stare a fare questa manifestazione, non abbiamo come lunedì il permesso di stare qui. Sì, ma certo, ma nessuno ci ca... No, ragazzi, nessuno ci vuole cacciare! Nessuno ci vuole cacciare, vi sto solo dicendo che qui in questo momento nessuno ha fatto l'autorizzazione, nessuno ci vuole cacciare e nessuno ci caccia perché siamo in Italia e siamo italiani. Boh, faccio parlare il signore, vieni. Aspetta un attimo, scusa, sono qua che almeno me ne vado. Noi che siamo tutti qua sotto. Ognuno di noi ha un motivo per essere qua, o forse anche più di uno. Tutti abbiamo la stessa motivazione. Politici corrotti, tutti a casa! 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 Oggi hanno votato la fiducia, ma quale fiducia? Ma chi si fida più di loro? Hanno dato la fiducia, ma non ci rappresentano più. Noi nelle piazze gliel'abbiamo tolta. E allora, compagni, lavoratori, disoccupati. No. Cerchiamo. Qua c'è il popolo unito, vieni. C'è un ragazzo qua che voleva parlare, vieni. Allora, ciao a tutti. Io sono uno studente. Come tanti di quelli che sono qua adesso, sono uno studente come tutti quelli che c'erano ieri in piazza, l'altro ieri, e che c'erano anche oggi. Oggi 5.000 abbiamo bloccato metà Torino, abbiamo bloccato Corso Regina, abbiamo bloccato Piazza Ri, abbiamo bloccato Piazza Bernini, Corso Francia,
E allora ci siamo, oggi abbiamo bloccato perché ci siamo rotti i coglioni di tutti quelli che ci hanno messo in questa situazione e che cercano di farcela pagare a noi. Noi non ci abbiamo un presente, figuriamoci se ci abbiamo un futuro. Oggi gli abbiamo fatto vedere che ci siamo stufati di quelle persone che stanno in quei palazzi là, che mangiano con i nostri soldi e che pure si fanno le vacanze e pure se li intascano oltre che fotterci. E quindi ci siamo rotti i coglioni e continueremo a dirglielo e continueremo anche domani con dei cortei che bloccheranno tutta questa città. Invece bloccheremo tutta questa città e andremo ancora una volta a dirglielo che ci hanno rotto il cazzo. Grazie. Compagni, io so, di questa cosa qua dobbiamo essere tutti uniti. Io ho perso un lavoro essendo invalida e non lo Stato ho 52 anni e non mi dà lavoro, non mi dà lavoro. I compagni non sono qua a Torino, i comunisti non ci sono qua. Popolo, io ho perso il lavoro a febbraio essendo una persona invalida di 52 anni e nessuno mi dà più un posto di lavoro, non so cosa dare ai miei figli da mangiare, non sono aiutata da nessuno, non sono ascoltata da nessuno. E trovi, vattene con loro. Ragazzi, grazie a tutti di essere qua. Io vi supplico a tutti di dire a tutti quelli che conoscete di non essere indifferenti, di aprire gli occhi, di capire in che situazione stiamo vivendo. È gravissimo, siamo governati da incompetenti, da ladri, siamo governati da gente ignorante, da amici degli amici che non sanno neanche di essere lì. Cioè, mandiamoli a casa sti pezzi di merda. Basta! Basta! Una parola.